Riflessione da viaggio. Questo è un coglione. E dai! Hai visto che ha fatto? Ho visto che ha fatto, Flavio. Questo sarà a De Roma. Se pensate sta sul raccordo, svigola. Allora, riflessione da viaggio. Vediamo se non siamo per niente speciali, perché secondo me qui banalità, cioè nel senso, secondo me è così per tutte le coppie. Siamo in macchina dalle 6:20, sono le 8:37, quindi sono appena passate 2 ore di viaggio e io e Flavio stiamo già litigando perché lui, questo, praticamente deve rompere le balle su qualunque automobilista ci sia intorno a noi. L'autocisterna ha fatto un altro sorpasso. La Golf ha sorpassato svigolando. E c'è gente che non riesce a sorpassarla perché è mezz'ora che stiamo qua dietro. È mezz'ora stiamo qua dietro. Allora, quindi riassumendo, sono 2 ore che litighiamo perché Flavio pretende di dare i voti a tutti gli automobilisti che ci circondano. Ovviamente guidano tutti malissimo, sono tutti dei coglioni. Non siamo neanche ad Arezzo, capisci? Capite che siamo già a questo punto? Non lo so io. Guarda quest'altro che mi sta incollato, ma se io freno? Se tu freni ci paga per... Madonna, veramente ci sta incollatissimo. Guardate. Lo vedete nell'angolo dello specchietto, la gente... No, vabbè, un po' di educazione ci vuole, al di là di Flavio che si mette a fare il maestro al volante, però obiettivamente un po' di educazione civile ci vorrebbe. Educazione stradale proprio. Sì, senso civico, educazione stradale, un ripasso delle norme del codice stradale, ecco. Vabbè, guarda quest'altro, guarda quest'altro. Questa è De Roma e guida così sul raccordo. Il cretino qua dietro, quando si avvicina, è talmente idiota che lui si avvicina, si vuole accostare tanto che vedi che alza proprio la testa per guardare che c'è oltre. Sì, sì, per vedere il muso della macchina. Comunque in questo momento anche tu sei troppo vicino a chi ci precede. Beh, stiamo andando a 100 all'ora. Nelle vostre macchine, quando siete in viaggio con i vostri mariti, fidanzati, conviventi, amanti, quello che volete, succedono le stesse dinamiche? Io penso di sì, però fatemelo sapere. Io tra 2 chilometri, se non si sblocca la situazione, comincio a sorpassare tutti a destra. Cioè, ne mancano 500 chilometri da fare, così, anche di più. Quanto ci mancano? Sì, 500. Sui 500 chilometri. Capentola dei fagioli vicino. Vuoi sapere l'orario di arrivo? 14:13. Magari. Comunque noi siamo a 5 ore... quasi piene di macchina e siamo sulla Brennero a 10 km da Mantova. Siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo preso traffico e il signore qui si è spazientito più di una volta. Io riprendo colore quando vedo la Brennero perché poi la tostata del Brennero c'ha il guardrail tutto arrugginito. Tutto arrugginito. E anche il colore della strada è veramente rossiccio. Bene, comunque ha un aspetto riconoscibile. E io quando arrivo a questa altezza già mi sento in vacanza. Ecco, cioè, per capirci. Fa Matteo Bruno. Lo percepisci? Percepisco la vacanza che arriva. Poi fa un caldo pazzesco. Il tempo brutto è confermato. Praticamente alle 2 inizia a piovere. Noi pioverà alle 2. Perfetto, arriviamo con la pioggia. E pioverà per tutta la settimana. No, vabbè, non ho parole. Non fa niente. Non ce ne frega veramente niente. Amore, attento a questo. Madre del Signore, come l'hai presa larga? Perché stava posando con la radio, hai visto? E si era distratto. No, non avete idea di quello che abbiamo visto noi oggi in autostrada. Il livello si è abbassato. Molto, sembravano tutti romani sul raccordo, però un conto è il raccordo dove comunque più di tanto certe velocità non è possibile arrivarci perché c'è traffico, un conto cavolo è in autostrada a fare certe manovre del genere a 140, ma che vi siete? Niente, mica, oh, prudenza ragazzi, ci vuole prudenza, no? Oggi ho visto delle cose... Qui dentro c'era il primo pasto fatto a capoturas. Felice? Stanco. Il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto almeno per un po'. Questo è un video, ne seguiranno sicuramente degli altri, non abbiamo idea di quanti altri video riusciremo a tirare fuori, sicuramente ce ne saranno altri 2 o 3. Vi aspettiamo su YouTube, a presto e come dicono quelli fighi, stay tuned!